Cari amici, vicini e lontani, diceva qualcuno, benvenuti, bentrovati all'interno del Music Lab, questo meraviglioso laboratorio presente all'interno della Biblioteca Rendella, qui a Monopoli. E sono sempre io, quello della scorsa settimana, che vi ha riaccolti in qualche modo, perché sapete benissimo ovviamente che a causa delle disposizioni, dei vari decreti eccetera, il laboratorio come la Rendella ovviamente è chiusa al pubblico, ma noi siamo comunque all'interno dei nostri locali per trasmettervi in qualche modo informazioni, per restare in contatto con voi, perché detto proprio in maniera abbastanza papale, ecco, ci mancate assolutamente. Quindi noi speriamo molto presto che torni tutto alla normalità, e siamo sicuri comunque che prima o poi, insomma, si tornerà a quel contatto fisico che tanto ci manca al momento, e sicuramente, dai, dobbiamo incrociare le dita e tenere ancora duro. Siamo qui e io, per chi non mi conosce ancora, io mi chiamo Vito e sono colui che in qualche modo cura questo laboratorio, che è un'idea eccezionale. Io vi invito fortemente a visitarlo quando sarà possibile, perché è un'idea eccezionale, un'idea che consentirà davvero a tutti quanti, nessuno escluso, di poter prendere familiarità con degli strumenti musicali, ma anche iniziare a suonare veramente degli strumenti musicali. La musica è, insomma, lo diciamo sempre, veramente importante nella vita di un uomo, di una persona, no? E affrontarla e suonarla in maniera, anche in maniera abbastanza, come dire, non professionisticamente parlando, anche in maniera come hobby, appunto, e beh, devo dire che è una cosa eccezionale. Quindi appena sarà possibile, veramente vi vogliamo numerosissimi. Noi stiamo cercando di, ci stiamo riuscendo, a dire la verità, di un po' di rinascere dalle ceneri di questa brutta situazione che è venuta a colpirci come la Fenice, no? Rinasceremo ancora più belli, ancora più positivi e ancora pieni ovviamente di musica. Io saluto gli amici che ci stanno ascoltando e voglio salutarli anche, magari se avete delle idee da comunicarci, dei pensieri, ci possiamo scambiare anche dei semplici saluti al momento. E volevo dirvi una cosa molto importante, appunto in riferimento a queste cose qua. Noi siamo aperti assolutamente alle vostre idee, le vostre, come dire, anche dei progetti che magari vorreste realizzare all'interno del nostro Music Lab. Ecco, per fare questo potete scriverci un'email alla info@rendella.it, che è la nostra email ufficiale, sulla quale appunto potete comunicarci tutto quello che vi pare. Noi passo passo, con queste dirette, nelle prossime settimane vi mostreremo un po' cosa abbiamo qui all'interno, quali sono gli strumenti musicali che appunto potreste utilizzare una volta che sarà riaperto il tutto. E quindi già oggi infatti vi mostrerò uno strumento in maniera molto molto veloce, uno strumento che abbiamo qui in dotazione all'interno del laboratorio, che è uno strumento veramente eccezionale. Non solo, ma dalla prossima puntata avremo anche degli ospiti importanti, che con i quali io appunto mi confronterò e parleremo ovviamente di musica, ma non solo di musica intesa proprio come la musica che si suona, si canta e si ascolta, anche, perché no, di storia della musica, e fare un po' delle piccole lezioni veloci per ricordarci anche i grandi musicisti del passato, tutte queste cose che a noi piacciono tantissimo. Dalla prossima puntata ovviamente vi ricordo anche il tutorial che stiamo trasmettendo tutti i venerdì alle ore 18, ed è un tutorial che riguarda la scrittura di una canzone, cioè come si scrive una canzone, seguendo delle regole, più, io direi anche dei consigli più che altro, appunto per poter scrivere una melodia, una frase musicale, un testo anche. L'appuntamento del tutorial è tutti i venerdì alle ore 18, sempre ovviamente sulla pagina della Biblioteca Rendella. Segnatevelo, perché è molto molto importante.
D'accordo, allora siamo sempre in attesa di qualche vostro suggerimento, di qualche vostro consiglio. Intanto vedo che siete abbastanza numerosi a seguirmi e questo, a seguirci, e questo mi fa molto molto piacere. Allora, oggi avevo intenzione di presentarvi uno strumento veramente particolare che abbiamo qui nel nostro laboratorio. E devo dire che è uno strumento che ha attirato moltissimo l'attenzione di quelli che sono venuti nei primi giorni di apertura. Il laboratorio è stato aperto circa 2 settimane prima che poi chiudesse, e in quelle 2 settimane abbiamo avuto veramente tantissima gente che è venuta a trovarci, e la maggior parte delle persone che venivano si incuriosivano subito a questo oggetto, a questa macchina che abbiamo qui. Adesso vi inquadrerò perché non è inquadrato dalla telecamera. Ed è uno strumento, io vi dico la verità, ho approfittato della quarantena perché per studiare qualcosa che non sapevo sicuramente, e devo dire che approfondendo un po' questo strumento musicale, devo dire che sono rimasto molto molto affascinato, perché è uno strumento incredibile. Pensate un po', è uno strumento che si suona senza toccarlo. Beh, è una cosa meravigliosa, no? Il violino si tocca, il pianoforte, la chitarra, qualsiasi strumento che voi vogliate suonare c'è bisogno del contatto. Beh, questo no, questo ha bisogno soltanto, non ha bisogno del contatto, è uno strumento un po', come dire, c'ha dei... Adesso lo scopriremo, perché è il famosissimo Moog Theremin, questo strumento incredibile. Io ho fatto delle ricerche che ho qui con me adesso, vi leggerò dei piccoli passi di queste ricerche, delle piccole nozioni, e adesso poi ve lo suonerò anche. Ovviamente io non suono il Theremin assolutamente, però mi sono messo un po' in questi giorni a capirlo, e il bello del nostro laboratorio è proprio questo, che quando non si conoscono degli strumenti musicali, beh, si possono cominciare proprio ad esplorare avendoli qui con noi a disposizione, ed è una gran bella cosa, soprattutto per chi magari non ha possibilità di o acquistarlo oppure è semplicemente incuriosito. Quante volte, no? Ecco, la curiosità ci porta poi a scoprire dei mondi meravigliosi, come quello della musica ovviamente. Vi ricordo intanto l'appuntamento della diretta è tutti i mercoledì dalle 18, quindi potete anche questo segnarvelo sulla vostra bellissima agendina, così ci troverete qui tutti i mercoledì a parlare di musica, a parlare di arte, a parlare di tutte queste cose che a noi ci piacciono e piacciono sicuramente anche a voi. Allora, vi dico subito che questo strumento che abbiamo qui, adesso ve lo inquadrerò, cerco di inquadrarvelo un pochettino perché è tutto un po'... Eccolo qua, non ve lo inquadro tutto, così non, come dire, vi lascio una parte che scoprirete solo quando verrete qui a trovarci. Il Theremin è uno strumento musicale elettronico ed è il più antico conosciuto che non preveda il contatto fisico dell'esecutore con lo strumento. Pensate un po', fu inventato nel 1919, quindi è uno strumento che ha praticamente 100 anni. Da un fisico, quindi non c'entra un musicista in questo caso, e questa è un'altra cosa interessante, ma un fisico, e si chiamava proprio Lev Theremin. E allora, adesso ve lo faccio ascoltare un po'. Intanto vi dico che è uno strumento che si basa sugli oscillatori, sul fenomeno dei battimenti praticamente. Quindi lavora in isofrequenza, al di fuori dello spettro udibile, vengono prodotti dei suoni attraverso le caratteristiche a seguito della presenza delle mani del musicista nel campo d'onda che viene sviluppato dal Theremin. Ovviamente si parla di frequenze udibili dall'orecchio umano, e nella prossima lezione, nel prossimo tutorial, si parlerà anche di teoria musicale, e parleremo anche di frequenze. Quindi seguite la puntata di venerdì prossimo alle ore 18, perché ci sono delle informazioni molto importanti a riguardo. Vi vorrei dire tante cose. Il nome originale di questo strumento, il nome originario in realtà, era l'eterofono. Successivamente poi fu appunto dato il nome dell'inventore, del signor Theremin, di questo fisico incredibile che era molto affascinato da questo mondo delle onde sonore,
e creò appunto questo strumento che noi abbiamo qui. Ovviamente lo abbiamo in una versione, come dire, digitale, perché il vero theremin è un baraccone gigantesco all'interno dei quali ci sono questi circuiti elettrici che appunto generano il suono. Questa è una versione un po' 2.0, possiamo chiamarla, ecco, una versione anche trasportabile, perché il theremin originale è veramente qualcosa di incredibile. Allora io adesso tolgo un po' la musica, vi faccio sentire un po' di note giusto per farvi capire di che cosa sto parlando, e vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo con ancora un'altra diretta. Avremo, cominceremo anche ad avere degli ospiti importanti con noi qui in studio. Ripeto, se avete delle idee, delle segnalazioni importanti da farci, dei progetti che vorreste realizzare all'interno del Music Club, potete farlo e scriverci sulla nostra email info@larendella.it. Grazie ancora, e venerdì prossimo alle 18 il tutorial Scriviamo una canzone, importante. Thank you.